Effettivamente io ho il piacere e la fortuna di lavorare nel settore da una quarantina d'anni, e quindi voglio dire, da questo punto di vista, avendo io iniziato all'epoca come accompagnatore e come animatore anche in ambito di villaggio, diciamo che ho fatto un'esperienza abbastanza lunga, abbastanza importante. Quindi sono riuscito a vedere l'evoluzione e l'involuzione del settore a partire, diciamo, dal 1979 esattamente, cioè da quando io avevo 20 anni. Detto questo, è chiaro che voglio dire, introdurre un concetto di incoming e introdurre uno dei concetti fondamentali. Ne abbiamo parlato anche ieri, in occasione appunto dell'attività del concierge manager. Parlare di incoming è parlare di qualcosa che assolutamente riguarda in pieno la nostra bellissima Italia. Ci possa essere da parte di tutte le entità che in qualche modo lavorano e sviluppano il turismo, grande interesse. Non nego che noi siamo, dal punto di vista professionale, un paese che in realtà, dal punto di vista della gestione, parlo del mondo del tour operating e parlo del mondo delle agenzie di viaggi, è sempre stato forse più orientato ai concetti di outgoing che non ai concetti di incoming. Però la situazione pandemica, la situazione che si è venuta a creare, una presa di posizione nella valutazione del prodotto interno lordo del prodotto globale turistico, induce un po' tutti gli addetti al lavoro nel ripensare appunto come ci si possa preparare in modo migliore a un'attività di incoming o comunque a un'attività di turismo domestico, cioè a dire quel turismo che in Italia noi possiamo sviluppare e possiamo promuovere, l'Italia per gli italiani. E poi necessariamente abbiamo l'Italia per il mondo. Quindi ecco, l'importante è entrare un po' in questo merito e cercare di capire come svilupperemo appunto la chiacchierata, perché mi sento di dire questa è poco più che una chiacchierata con tutti voi che siete, immagino, persone che hanno l'interesse ad entrare in un mondo che è quello del turismo di incoming in particolare, molto importante. Procedo dunque con le mie schede, così come le ho programmate ieri, e diciamo che partendo, diciamo, da queste situazioni, normale poter pensare che l'incoming manager sia, diciamo, come dire, portatore di una professione che io definisco strategica, assolutamente strategica, perché il compito è quello di valorizzare la destinazione, nel caso specifico la destinazione Italia. Ricordo che tutti quelli che svilupperanno un concetto di incoming manager per l'Italia porteranno persone dall'estero in Italia, ma viceversa, al finale accolgono i nostri turisti italiani quando vanno all'estero. Quindi attenzione, è duplice la situazione, è un ruolo questo assolutamente importante. Normale che noi lo si presenti in questo contesto Artes, in questo contesto di, come dire, di specializzazione particolare, esperienziale, come un prodotto italiano. No, però badate bene che l'incoming a livello assolutamente importante in settore internazionale. Quindi da questo punto di vista normale che si possa pensare quindi a uno sviluppo di professionalità molto molto ampia. E nel caso chiaramente dell'offerta turistica italiana è importante che possa cominciare a capire quali possono essere le azioni pubblicitarie, le forme di comunicazione, le pubbliche relazioni, tutto quello che sta nel mondo appunto dell'incoming. Ho voluto in questo momento, in questa sede, in questa occasione, ringrazio parentesi il dottor Surico, queste sono tematiche assolutamente molto sentite, molto moderne, e saluto tutti chiaramente gli organizzatori di TES, questa Travel Experience Summit molto importante che arriva in un periodo assolutamente rilevante che dovrebbe, come dire, introdurci poi, speriamo, tra poco più, diciamo, di forse di un mese e mezzo, a un'apertura globale dell'offerta turistica italiana. Almeno così ci viene detto, così il ministro si è in un certo senso sbilanciato, speriamo che possa essere importante. Dicevo che ho voluto farvi vedere, vi farò vedere un attimino come in realtà la figura dell'incoming manager, di cui appunto
mi auguro possiate prendere possesso in questo breve incontro che facciamo, sia una figura che si sposa benissimo con il concetto del destination manager, perché l'incoming manager ha quella funzione di fare in modo che la destinazione italiana possa essere evidenziata, promossa nei paesi di tipo internazionale, ma poi è chiaro che nella veste, diciamo, di valorizzatore del sistema turistico italiano, l'incoming manager possa diventare anche destination manager. Quindi noi abbiamo cercato di dare un titolo che possa essere interessante dal punto di vista anche della comunicazione, ma molto c'è di destination. E nel caso specifico io parlerò, come ho scritto qui, anche di incoming destination wedding, per farvi capire che c'è un settore particolare dove si guarda molto agli aspetti territoriali, si guarda molto alle varie location, si guarda molto alle tipologie dell'arredo, si guarda molto al concetto paesaggistico, al landscape, a quello che è il profilo di un panorama fantastico che poche nazioni al mondo come l'Italia sanno offrire. Si parla di eventi molto importanti che permettono poi di generare appunto emozioni, di generare esperienze che riguardano pre-wedding, nel caso specifico il wedding stesso e il post-wedding. Ma questo è solo una figura applicativa dell'incoming manager che ha compito, come vi dicevo, di valorizzare la destinazione partendo da concetti fondamentali che gli OTE, cioè gli organizzatori di turismo esperienziale che sono in linea in questo momento con noi, conoscono molto bene. Quindi il concetto è sempre legato alla volontà di carattere esperienziale. Questo è fondamentale. L'incoming manager, vi dicevo, si occupa generalmente della promozione e del lancio turistico di un territorio di riferimento. Questo in ambito nazionale, per quanto riguarda l'incoming manager che opera in Italia, verso un mercato di carattere internazionale. E da questo punto di vista è chiaro che è una persona, una persona che può diventare uno staff di persone, se opportunamente costruite, che deve sapere necessariamente valorizzare risorse di carattere strutturale, economico, con una finalità molto importante, che è quello di dare una maggiore visibilità ed attrattività di quelle che sono fondamentali nel turismo esperienziale, sono concetti di caratteristiche culturali, ambientali, enogastronomiche, che costituiscono un valore assolutamente importante, permettetemi, un valore culturale, in questo senso assolutamente importante. Quindi persone che devono avere una sensibilità altamente strutturata e una conoscenza di prodotto di grandissimo livello. Chiaro che tutti voi, voglio dire, magari la conoscete, però la ricordo magari per gli amici che per la prima volta si trovano ad affrontare questo: il turismo incoming, definito anche turismo inbound, è un turismo in entrata, cioè sono quei viaggi che vengono effettuati all'interno di un paese dai non residenti. Questo riguarda tutte quelle persone estere che vengono in vacanza o anche in viaggio di lavoro, perché non dimentichiamoci mai che c'è anche un concetto di business travel, di cui magari noi non parliamo perché è un settore molto particolare, cioè di viaggi da fare, di viaggi aziendali, che alle volte però diventano anche MICE, quindi diventano anche quelle operatività che si sposano con i meeting, con gli incentive, con i congressi e con le exhibition, con gli events, che sono un settore estremamente importante ed importante appunto per l'economia italiana. Ecco Maurizio, altre piccole definizioni. Maurizio, scusa se mi inserisco, non si sente tanto bene, spesso la voce va via, non so se tu sei in una posizione distante dal wifi o se puoi collegarti con il cavo a internet, perché la qualità spesso non è buona della trasmissione. Ecco, non so se c'è un wifi vicino o se hai un cavo che puoi inserire, non so. O se no procedi e come viene, viene. Ne hai sentito, Mauri? E io purtroppo non ho letto, è migliore? Mi senti? Sì. Grazie, io procederei perché questo è il massimo che posso fare in questa sera, in questo momento. Ok, va bene. Quindi sappi che ogni tanto la voce va via. Sì. Ok, d'accordo.
Nulla. Alcune altre definizioni importanti sono quelle appunto del turismo domestico e del turismo interno. Ecco, è importante che lo prendiate come parametro di comparazione. Il turismo domestico, il turismo interno è quello dei turisti italiani che rimangono in Italia. Viene definito in questo modo. Ve lo dico perché molte volte c'è un po' di confusione tra questi termini. Il turismo nazionale invece è quello dei turisti italiani che rimangono in Italia più quello dei turisti italiani che si recano all'estero. Cioè tutto l'aspetto che riguarda il turismo nazionale, quindi è fatto da turisti italiani che godono di una vacanza in Italia, di un tour in Italia, più quei turisti che si recano all'estero. Il turismo internazionale invece è quello di turisti italiani che si recano all'estero, più quello dei turisti stranieri che vengono in Italia. Sono tre definizioni che possono portare un po' di confusione, mi auguro che ne abbiate potuto prendere nota, comunque vedere, però era importante anche darvi un'idea di questo, perché le volte in televisione si parla come sta andando il turismo, è una domanda estremamente poco pertinente, poco completa da questo punto di vista, proprio perché che il turismo in realtà ha versi assolute fondamentali, meglio capire. Ecco, da questo punto di vista, quindi mi auguro si possa fare così un certo tipo di chiarezza indotto da queste definizioni. Vi dicevo un esempio particolare che vi voglio fare per quanto riguarda il concettismo, voglio dire, di livello di incoming, riguarda appunto l'incoming wedding planner, no? Che è una figura assolutamente importante che si occupa appunto di fare turismo di incoming per identificare le quelli che sono la smogliata, questi bari, palazzi esclusivi, città storiche, ville affrescate, giardini importanti con giardini pensili, antichi castelli, sono possibilità infinite d'altra parte che abbiamo in Italia, perché l'Italia offre alternative assolutamente importanti che possono andare dall'elegante al romantico, dai matrimoni più intimi a quelli in realtà per le celebrazioni di famiglie più numerose. Ecco, qui vedete che l'esperto, l'incoming manager, deve entrare nel merito del concetto della destination wedding, infatti, riguarda non solo il matrimonio, ma anche il turismo. Persi che decidono poi di rimanere qualche giorno in più possono godere poi di una situazione estremamente importante. Secondo i dati Istat, sono stati infatti decine di migliaia i matrimoni di coppie straniere in Italia. Questo è un dato di riferimento che ha come termine di parametro tutto quello che avveniva prima del 2019, necessariamente, dove la Russia, gli Stati Uniti, il Canada, l'Inghilterra, piuttosto che altre destinazioni, cioè la Cina anche in modo particolare, generava comunque un indotto assolutamente esprimibile in centinaia di milioni di euro, dando un'evidenza, direi, abbastanza interessante, con una media poi di partecipanti abbastanza limitato. Ecco, da questo punto di vista è chiaro che il dato Istat dà delle caratteristiche fondamentali da questo punto di vista, e potendolo identificare, le identifichiamo, come dire, in un concetto tale per cui la destination, l'incoming che noi facciamo in occasione di questa tipologia di eventi, come dire, si concentra su un gruppo particolare che poi parteciperà all'evento e si fermerà in Italia. Quindi è un business, come dire, che riguarda un numero abbastanza limitato di persone. La seconda categoria è chiaro che la seconda, scusate, caratteristica è quello che sta ad evidenziare come evidentemente chi decide poi di fare una scelta di carattere matrimoniale in questo nostro paese, chiaramente, che a livello internazionale, più che magari in Italia, una formula così di galateo, di educazione, di volontà di partecipazione, tende poi a far sì che sia la coppia
che offre appunto agli invitati opportunità di fare vacanza. Quindi capite che si tratta, voglio dire, in un caso specifico che ho voluto presentarvi in questo breve incontro, di persone di carattere alto spendente. Concetto del wedding, perché il wedding più di ogni altro settore evidenzia location, evidenza la problematica del concetto delle nozze, vi prego, sia poi nella wedding destination, quindi nella volontà di rimanere in poco per più giorni, come dice, c'era una città d'arte come Roma, Firenze, Venezia, che sono chiaramente considerate magiche da questo punto di vista, e quindi è normale poter pensare che si possa lavorare. Quello che sta andando sempre più, lo vediamo anche in Regione Lombardia, io parlo della città di Milano, sentendo i vari diciamo esperti del settore wedding, è stato, parlo al passato, perché in questo momento purtroppo è tutto fermo, però è stato chiaramente molto importante lo sviluppo turistico sui nostri principali laghi, che sia quello maggiore piuttosto che quello di Como e di Garda, che chiaramente offrono, come vi ho potuto scrivere appunto in questa presentazione, un'offerta diciamo di emozionalità, torniamo nel concetto di emozionalità, di esperienza sensoriale molto molto importante. Poi necessariamente, scendendo invece più a sud, è chiaro che abbiamo la zona della costiera amalfitana, la Sardegna, l'entroterra pugliese, la Toscana, voglio dire, scendendo e risalendo, che sono destinazioni in assoluto considerate fondamentali da questo punto di vista. È inutile che vi parli dell'Italia, perché non che, come ho scritto all'inizio, l'imbarazzo incoming, voi dovete ragionare come se aveste, voglio dire, a disposizione una serie di destinazioni che necessariamente dobbiamo conoscere in modo approfondito. E per fare questo c'è il concetto legato all'incoming della destination. Non è in questo momento il caso di parlarvi più di tanto, però la destination è chiaro che è fondamentale, cioè la destinazione turistica italiana. E per destinazione cosa intendo fondamentalmente? Intendo quella destinazione con vocazione turistica, quindi quelle località all'interno delle quali si riesce a riassumere, come dire, quegli elementi per cui la destinazione diventa attraente e fruibile. Quindi un prodotto vendibile molto apprezzato, ma attenzione, attraenti e fruibili. Quando parlo di fruibilità, vi prego, dobbiamo entrare in un merito per cercare di capire che qui stiamo parlando, scusatemi se faccio questa disquisizione molto semplice, di turismo, non di escursionismo, perché l'escursionismo sapete che in realtà è un fattore che riguarda l'opportunità di fare bellissime esperienze ma che durano molto poco. In questo caso la destinazione turistica è una destinazione che invece offre opportunità di fare turismo, quindi offre opportunità di soggiornare sulla destinazione. Ci sono dei posti meravigliosi in Italia che vanno benissimo di tipo turistica, ed altre che sono destinazioni che possono sì diventare destinazioni di escursioni, ma al tempo stesso poi offrono l'opportunità di avere un'offerta di ospitalità molto importante. E quindi da questo punto di vista sono le destinazioni turistiche italiane, potrebbero essere del mondo, nel caso specifico noi parliamo di quelle italiane. Ora, poi queste destinazioni dobbiamo capire che devono essere gestite, come dire, fondamentale nel fare incamination, ma la destination, voi me lo insegnate, si compone di tantissime opportunità. Tenete presente inoltre che io sto parlando in questo momento di un qualcosa che vi riguarda magari dal punto di vista formativo, organizzato chiaramente da Artes,
join place, quindi è una questione con privato, perché quando voi lavorerete in Italia avrete modo di confrontarvi con questi tre settori, che sono il settore pubblico, quindi quello che è di proprietà dello Stato, il settore privato, quindi quello che è di proprietà dei singoli imprenditori, e poi concedetemelo, c'è un settore di cui non dovete mai dimenticare poco, ma è molto presente, possono essere più o meno interpretati, però circa il 60% riguarda i beni di proprietà ecclesiastica, quindi questo è molto importante, le chiese, le cattedrali, le abbazie, i musei storici, molti sono di proprietà. Maurizio, purtroppo si sente veramente male, tanto tanto male. Non so se mi senti. Mancano come quando... incoming manager, come destination manager. Non so se posso proseguire, se loro vedono quantomeno le immagini. Allora, le immagini le vediamo. Purtroppo mancano trentina di secondi. Ogni minuto mancano 20-30 secondi, non si sente. E non è proprio possibile avvicinarsi a un wifi migliore, chiedo, perché lì dove sei si sente proprio male. Provo a cambiare, se rimanete un attimo, provo a cambiare sede, un attimino che cerco magari. Guarda, perché rischi se no di invalidare proprio la lezione, non si sente. Allora vi chiedo un attimino di rimanere online, scusatemi, proprio una cosa veloce, cerco di fare. Cerco di avvicinarmi a ecco, grazie. Ponte, sì, magari grazie. Migliore da questo punto di vista. I secondi, 30 secondi, voi cortesemente magari sì, commentare qualcosa che io ho definito. Sì, diciamo che appunto il pubblico e il privato, e penso che la parte che non si è sentita è la parte appunto ecclesiale, perché specialmente se si parla di arte, eccetera, il 60% dell'arte italiana sta nelle chiese, per cui è chiaro che il mondo della CEI ha un ruolo importante, e c'è molto da fare per integrare sia, diciamo, aspetti artistici, ma anche aspetti che possano puntare al tematismo spirituale, visto non solo come tematismo religioso, ma come tematismo di, diciamo, desiderio di un filone di turismo, di rientrare un po' dentro se stessi, eccetera, per cui ci sono varie formule anche qui. Ecco, vediamo se adesso riusciamo a risolvere il problema. Posso sentire? Ecco. Mi auguro che mi possiate sentire. Molto meglio, mi sembra. Mi sembra molto meglio, Maurizio, mi sembra. Proviamo. Ho detto molto meglio. Quindi... Ho detto molto meglio. Bene, benissimo, benissimo. Ma in realtà... Ma in realtà abbiamo peggiorato. Non avete un mi cavo. Spiace perché... sì, non so che dire. Ieri eri qui, no? Ieri. In questo qui. Momento no, perché siamo su un sistema di... Esatto, sì, ero qui, ma ho cercato... Non vedo, mi auguro che mi possiate sentire a questo punto. Perché adesso, diciamo, sembra addirittura peggiorato. Non so che dire. Senti, proviamo. Dice che la larghezza di banda di Io rete di... proseguo magari le persone. Proseguo, poi ci attrezziamo per domani in modo differente da questo punto Va di vista. bene, ok. Vi dicevo quindi i beni culturali ecclesiastici assolutamente importanti. Grazie. Allora, quindi qui è molto importante quindi cominciare a parlare, ad esempio, di un ruolo che svolge, voglio dire, un elemento assolutamente importante che noi andremo a definire come DMO,
Quindi la Destination Management Organization, che è indubbiamente, voglio dire, da questo punto di vista, una struttura di carattere pubblico che si occupa soprattutto della formula della promozione e che è a pieno contatto con i coming manager, che quindi assume in questo modo, diciamo, un ruolo assolutamente rilevante nel portare avanti un'attività come DMO, che è tipicamente un'attività di marketing, dove c'è l'opportunità di avere appunto un mandato tale da sviluppare e da comunicare meglio la destinazione turistica. Questo è, come dire, uno degli ingredienti assolutamente vitali per il successo di ogni destinazione turistica. E oggi come oggi in Italia, questo è importante che lo sappiate, molte destinazioni hanno una DMO, una Destination Management Organization, che può dare quindi, voglio dire, un aiuto assolutamente importante e un confronto assolutamente importante per quanto riguarda appunto l'attività di incoming. La DMO, quindi vi dicevo, la Destination Management Organization, ha la gestione coordinata di tutti quelli che sono elementi che compongono la destinazione. Quindi la nostra destination, che fa parte poi del concetto dell'offerta dell'incoming, quindi attrazioni, l'opportunità di accesso, opportunità di marketing, le risorse umane, le immagini, i prezzi. Ed è chiaramente un approccio, quello che viene dato dal DMO, di tipo strategico, per collegare poi quelle che sono le varie entità, come vi dicevo, pubblico-private, presenzione della destinazione stessa, che comporrà poi quel pacchetto d'offerta che il nostro incoming manager avrà modo appunto di trasmettere. Vi dicevo, le DMO, per andare abbastanza velocemente, sono organizzazioni senza scopo di lucro, sono quindi responsabili del manager, avere appunto autorità di carattere nazionale. La più importante, la conoscete, si chiama ENIT, oppure possono essere organizzazioni di livello regionale e provinciale. E voglio dire, da questo punto di vista, ad esempio in Lombardia, io vi parlo da Milano, una DMO fondamentale nella città di Milano e tutte le attività che ha sovrainteso nel passato l'Expo, una manifestazione assolutamente importante, si chiama Explora. Explora di proprietà della regione Lombardia e appunto collabora con tutte quelle persone che hanno la voglia, la volontà di fare un discorso di incoming, ad esempio sulla regione Lombarda. Quindi DMO è molto importante da questo punto di vista, sono, diciamo, strutture che attraverso portali, siti web, fanno un'attività di marketing, quindi a voi lo scopo magari di ricercarli, di poter vedere un attimino più con calma quali sono le attività che sviluppano, vi dicevo, organismi di natura pubblico, pubblica e privata, in modo tale che possano mettere poi a disposizione dell'incoming manager, che in realtà si veste del titolo anche di destination manager, possano poi proporre contatti, l'opportunità di sviluppare ad esempio fan trip, educational travel, manifestazioni. Speriamo prossimare queste persone poi in giro appunto per la nostra bella Italia, giornalisti, titolari appunto, diciamo, di varie elementi di comunicazione, quindi giornalisti, ma non solo giornalisti classici, ma chiaramente anche blogger, influencer. Ecco, è un'attività che viene fatta dal DMO, ma che serve poi all'incoming manager per meglio relazionarsi con i mercati internazionali. A fianco a questa figura della DMO c'è la DMC, la Destination Management Company, che invece è una società che si occupa di fornire i servizi, le risorse, le competenze, e che quindi può collaborare in caso specifico con l'incoming manager nel dare effettivamente, nel proporre tutti quelli che sono gli elementi fondamentali che riguardano i trasporti, le cene di gala, le attività, le pianificazioni. Quindi è una vera e propria società che fornisce, diciamo, una sorta di pacchetto, non inteso come quello del tour operator, ma di pacchetto di carattere turistico, che viene messo poi a disposizione dei mercati internazionali. Questo per fare in modo che in realtà le società o gli operatori esteri possano poi, grazie all'intervento dell'incoming manager e all'intervento della DMC, portare avanti un'offerta affinché diciamo i problemi burocratici, organizzativi, possa trovare la giusta soluzione. È chiaro che nel caso specifico
parlando, voglio dire, dell'attività di Artes, non possiamo che non ricordare l'attività di Join Place, che fornirà quindi a tutti voi che avrete voglia di portare avanti questa attività formativa e poi di entrare in questo mondo un supporto assolutamente importante da questo punto di vista. Parlando di competenze, è chiaro che voglio dire un incoming manager ha opportunità di lavorare all'interno di una singola agenzia, di un tour operator, di una DMO, di una DMC, volendo, ma può essere chiaramente anche un libero professionista, non c'è nessun tipo di problemi, l'importante è saper padroneggiare quantomeno una lingua straniera, se possibile l'inglese, in modo assolutamente importante. E negli skills, ecco, mi piace parlare di questo, ho voluto entrare in modo proprio un attimino più determinato e concreto anche all'interno di questa opportunità, come potete avere delle specifiche competenze nella legislazione turistica, quella che la motiva nazionale e regionale, che in quel momento la concorrenza, dobbiamo entrare nel merito dello studio del territorio, dobbiamo fare una legge di benchmarking tra concorrenziali con altre destinazioni internazionali, dobbiamo avere un'analisi dei bisogni dell'utenza, assolutamente importante, anche tendenze che sociali per entrare un po' della capacità di spesa, bisogna avere come comunicazione efficace con i clienti, con gli influenzatori, con i decisori. Sapere aprire delle trattative commerciali, occuparsi appunto anche della comunicazione in lingua inglese. Ecco, sono tutte queste, come potete vedere, voglio dire, degli elementi fondamentali nell'ambito anche dell'organizzazione, della comunicazione del prodotto finale, nell'analisi poi delle tipologie del turista internazionale. Importante fare prima di ogni proposta una simulazione per arrivare a un concetto di, come dire, di criticità, se mai ci dovesse essere. E poi chiudo con questo, che sono gli elementi fondamentali un po' del marketing, marketing territoriale, social media, experiential, i web, contenuti, content, quindi quei contenuti particolari di storytelling, ad esempio, che sono un elemento fondamentale nella proposta turistica di Artes e di Join Place, per arrivare poi alla comunicazione digitale, agli studi di fattibilità e comunque a un'analisi appunto di ricerche di mercato. Ecco, questo di massima sono gli skills che un valido incoming manager dovrebbe avere come competenze. Ora, chiaro che poi nell'offerta del corso che viene fatto da parte di Artes si è cercato di fare in modo di avere una dozzina di ore a disposizione per poter proporre poi quelle che sono la struttura del corso, un corso che si comporrà quindi di una serie di materie specifiche che vi vado a presentare, che sono appunto lo studio della destinazione turistica vista nell'ottica dell'incoming, come vi dicevo, perché è chiaro che, voglio dire, se ragioniamo sul concetto di incoming, dobbiamo ragionare su un concetto internazionale, ma la stessa destinazione turistica viene vista nell'ottica di quello che viene definito turismo nazionale, quindi turismo domestico. Quindi il turismo nazionale domestico in realtà riguarda poi quell'opportunità che noi offriamo comunque al turista italiano, perché no? Ci occupiamo della destinazione, ma è normale che noi possiamo portare turisti internazionali da questo punto di vista, ma anche turisti di carattere italiano. Fondamentale, ho introdotto questa materia che di solito viene fatta, voglio dire, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, ma poi è stata cancellata, poi è stata rimessa, geografia turistica. Attenzione, non geografia italiana, geografia turistica italiana. Perché? Perché dobbiamo necessariamente avere la conoscenza territoriale fondamentale della destinazione Italia. Poi, normale che ciascuno possa decidere di specializzarsi in un'area specifica.
di diventare una venue, una DMC su una destinazione specifica, può essere cittadina, può essere regionale, può essere a tema, potrebbe essere, qualcuno si può occupare dell'incoming che riguarda ad esempio il mondo del golf. Dicevo, qualcuno può studiare e applicarsi all'incoming che riguarda l'aspetto del wedding, qualcun altro potrebbe dedicarsi all'aspetto dell'incoming che riguarda i pellegrinaggi, i cammini, voglio dire, per farvi capire, gli aspetti culturali, musicali, paesaggistici, ce ne sono veramente molte di queste formule e saranno quelle che poi andremo chiaramente ad esaminare e a valorizzare nel corso appunto di questo ambito formativo della durata di 12 ore. Entreremo nel merito dell'attività di queste importanti DMO e DMC per fare capire quale deve essere il rapporto, quale potrebbe essere il rapporto, perché ricordo che un titolo di questo tipo può essere speso chiaramente all'interno di queste entità che possono essere di carattere pubblico, pubblico, privato, privato. Poi passeremo allo sviluppo di un piano di valorizzazione territoriale, assolutamente importante, perché la valorizzazione territoriale è quello che è la valorizzazione anche del marketing territoriale e la relativa comunicazione sono elementi assolutamente importanti e di evidenziarli per strutturare poi quello che sarà, voglio dire, un piano di sviluppo di programmazione turistica che noi possiamo proporre appunto sui mercati internazionali. Ci sarà lo studio dei mercati nazionali ed internazionali, anche perché è chiaro che, voglio dire, rifacendoci e comunicando questa volontà di promuovere l'Italia a livello internazionale, noi abbiamo un mondo che si compone di, come dire, di varie interpretazioni, anche dal punto di vista, ad esempio, religioso, dal punto di vista dell'utilizzo della cucina. Voi sapete, ci sono paesi che gradiscono o meno determinati tipi di alimenti, questo anche per un concetto appunto di dottrina religiosa, comunque di fede. Sarà importante poi evidenziare, ad esempio, quelle che possono essere le necessità di un turista israeliano, di un turista indiano, di un turista cinese. E più delle volte noi sottovalutiamo questa componente, perché noi cercheremo sì di dare solo e unicamente quello che è il prodotto, per così dire, ne abbiamo parlato ieri, autoctono italiano, no? Di valorizzazione, ma non possiamo dimenticare che ci sono degli aspetti legati alla fede, legati all'alimentazione, che potrebbero poi incidere, perché mangiare un certo tipo di alimento per noi è assolutamente naturale, ma potrebbe essere o non esserlo per un altro tipo di persona che origina da una nazione, comunque da un continente, che ha una fede e che ha un'interpretazione chiaramente differente. Lo stesso chiaramente non riguarda solo gli alimenti, ma anche le bevande. Alla fine, un po' come abbiamo visto anche ieri nel corso, nella proposta del corso appunto di Concierge Manager, abbiamo inserito marketing turistico e le specifiche declinazioni, perché anche in questo caso è chiaro che sarà assolutamente importante cercare di partire dalle basi del marketing. Io dico sempre, il marketing fondamentalmente è, come dicono gli americani, give to the people what the people want, cioè dai alla gente quello che la gente vuole, però se poi in realtà tu non cerchi un po' di forzare o comunque di orientare, ecco che viene a mancare la ragione professionale e l'applicazione del marketing. Quindi avremo modo poi di affrontare quello che è un marketing esperienziale, che magari molti degli OTE in ascolto conoscono, magari altri no, e quindi andremo a valutare quello che è un aspetto legato appunto allo specifico marketing esperienziale, con esperienze di carattere sensoriale, cognitivo, sentimentale, di azione e di relazione, ma andremo anche a valutare quello che ad esempio in questo caso è un concetto di glocal, cioè di quel marketing territoriale che ti permette di valorizzare il locale per poi farlo diventare, se possibile, mondiale. E qui noi abbiamo delle ricchezze infinite, potete immaginare la Toscana, potete immaginare la Lombardia, dico per dire la Lombardia, ad esempio quelle destinazioni come la Franciacorta, no? Destinazioni dove c'è magari l'opportunità di avere dei vini conosciuti a livello mondiale, questo non solo in Lombardia, chiaramente in moltissime altre zone del paese, che poi possono diventare appunto un fenomeno glocal, cioè un fenomeno locale proiettato poi a livello internazionale. Quindi, ecco, questo è un po' il sunto della figura dell'incoming manager. A me spiace purtroppo di questa oggi problematica che abbiamo su Milano di collegamento,
evidentemente domani cercherò di collegarmi con voi con un'altra situazione. Mi scuso con voi se non sono stato in grado di comunicarvi tutto in modo chiaro. Mi auguro che abbiate potuto prendere note un pochettino dalle immagini che io vi ho proposto, e da questo punto di vista cederei senz'altro la parola a Maurizio Testa, scusandomi ancora per l'inconveniente tecnico. Maurizio. Ecco, grazie, grazie mille. Diciamo, sono cose che succedono. E adesso, per esempio, si sentiva molto bene in questo ultimo pezzo. Ho visto che tanti nella chat hanno un po' sofferto e chiedevano. Ecco, allora adesso vedremo di replicare, la registrazione verrà messa in onda, però temo che la registrazione nei pezzi che non si sente continuerà a non sentirsi. Allora, chi è interessato all'argomento poi può scrivere alla segreteria e poi vediamo come gestire un po' la situazione, perché abbiamo anche altri webinar passati dove si parla dell'argomento, insomma, vediamo un po' di. Dunque, vediamo un attimino invece alcune domande che sono venute. Allora, tu hai accennato, ma a questo punto non so se è stato accennato in un momento in cui la differenza tra tour operator e DMC. Ecco, ti chiedo se tu puoi dare questa risposta, penso che sia, diciamo, una cosa tecnicamente abbastanza anche veloce da assolutamente dare. Sì, diciamo che un DMC è quell'entità che ha, diciamo, l'opportunità di realizzare una sorta di pre-pacchetto turistico messo a disposizione di operatori che operano a livello internazionale. Una volta veniva definito, per chi magari come me ha una grande esperienza, veniva definito come corrispondente locale. Questo era il termine che veniva dato al DMC una volta, cioè quelle organizzazioni per cui io, trovandomi ad esempio a distanza di 3.000 chilometri, di 5.000, di 10.000 chilometri, sono in grado di interloquire con un fornitore di servizi che mi dà una prepacchettizzazione di prodotto, non lo realizza in modo completo perché poi l'operatore necessariamente metterà una serie di servizi di trasferimenti, di volati, di accompagnamento e di scelta, voglio dire, di carattere tecnico-assicurativo, al fine di fornire al tour operator, che potrà essere un tour operator, un tour organizer, una DMC, piuttosto che un PCO, piuttosto che altre situazioni, ecco, potrà fornire, diciamo, quella capacità di realizzare un prodotto valido partendo magari dalla non conoscenza specifica del prodotto. Quindi la DMC prepacchettizza quello che poi l'operatore specifico commercializzerà, però con soprattutto il mezzo di trasporto che permetterà di raggiungere l'Italia o che permette a noi di raggiungere l'estero. Ecco, non so se la situazione è stata sufficientemente spiegata in modo chiaro. Ecco, poi c'è una domanda alla quale magari provo a dire qualcosa io, poi casomai. Allora, secondo lei gli incoming manager sono figure richieste sul mercato? Quanti studenti che hanno partecipato al suo corso hanno trovato occupazione per questa specifica posizione? Avete dati sull'occupazione? Allora, faccio una piccola premessa perché il corso di cui stiamo parlando è un corso, diciamo, organizzato da Artes in formula minimale, mentre esistono anche sul mercato corsi molto più articolati, perché nella nostra visione, diciamo, lo diamo come allungamento della figura dell'operatore di turismo esperienziale. E anche per collegarsi con le strutture organizzative del territorio che fanno la promozione, eccetera. Quindi, fatto questo chiarimento su questo specifico, diciamo, intervento di Artes, rigiro la domanda al professor Boiocchi, che invece il tema del destination manager, incoming manager, ce l'ha ben presente in senso più generale, e per aiutare a capire quali sono le occupabilità, perché è chiaro che è una competenza e anche una professionalità che si inserisce in vari ambiti. Però lascio a Maurizio Boiocchi rispondere più specificamente. Sì, grazie, assolutamente, grazie, grazie dottor Testa. Il concetto qual è? L'incoming manager è normale che possa avere un compito rilevante all'interno delle stesse DMC e all'interno delle stesse DMO,
Questo mi sembra che l'abbiamo detto in modo abbastanza importante. Può essere una relazione professionale, può essere una relazione anche continua. In Italia poi c'è un mondo che sta cambiando, questo è molto importante, che è il mondo delle agenzie di viaggi. Le agenzie di viaggi sono in Italia, si danno dei dati, il dottor Testa, dati dei dottor Testa lo sa, abbastanza particolari, 9.500, 10.000, 9.000, sono veramente tante a fronte dei 500, 600 tour operator, anche se, lo dico a chi mi sta seguendo, a chi ci sta seguendo, oramai la differenza tra tour operator e agenzia non è così netta come poteva essere negli anni 80, dove c'era una legislazione che imponeva una scelta. Adesso la situazione è completamente differente. Però è normale che, ad esempio, le agenzie di viaggio, che sono in questo momento prevalentemente in Italia agenzie di viaggio che si occupano di turismo outgoing, tradizionalmente da sempre, hanno la necessità di trasformarsi in valorizzatori territoriali e quindi in agenzie di incoming. Ecco, da questo punto di vista, inoltre, vi torno a ripetere il fatto che finalmente l'Italia abbia un ministero del turismo, che ricordo si occuperà prevalentemente non del turismo outgoing, ma senz'altro al 95% del turismo incoming. Questa è una figura che prossimamente chi avrà piacere di seguire l'evoluzione delle cronache, di carattere turistico, appunto, appena supereremo poi questa impasse ancora legata al mi date ristori, non mi date ristori, cosa posso avere, non posso avere, sarà una naturale esigenza. Mi sento di dire che è una delle professioni del futuro. L'incoming in Italia, voi vi meraviglierete, noi eravamo la numero uno negli anni 70, Maurizio lo sa perfettamente, non lo siamo più, siamo la numero 6, 7, i dati poi sono abbastanza strani, dovremmo ritornare a cercare di essere la numero uno e diciamo che il governo, lo Stato italiano, farà di tutto per fare questo con la più grande DMO che si chiama Enit. E quindi da questo punto di vista normale, voglio dire che per rispondere a quello che era la domanda della nostra ascoltatrice, le possibilità, secondo me, di impiego nel prossimo futuro saranno molteplici. Poi la scelta potrebbe essere di tipo professionale o di tipo dipendente. Questo riguarderà poi un pochettino lo sviluppo di mercato. Benissimo, grazie per la tua risposta veramente ineccepibile. E io anche a questo punto mi avvio verso la chiusura, diciamo, della trasmissione, intanto ringraziando il professor Boiocchi e evidenziando una cosa che tu hai appena detto, ma la voglio rimarcare, cioè queste professioni, tra virgolette, competenze. Io adesso non ho presente l'audience che ci sta davanti, ma qui stiamo parlando in una situazione a un mercato fluido, liquido, per cui la verità è che bisogna avere competenze. Poi le professionalità devono essere flessibili, per cui ecco che allora la guida turistica diventa, molte si specializzano anche come guida ambientale, fanno anche gli accompagnatori, si specializzano come sommelier, cioè non è più un'epoca in cui ci sono cose a compartimento stagno. Mi sembra di dire che è necessario essere molto flessibili e cercare di inserire queste competenze nelle situazioni che il territorio richiederà sempre di più, perché, e qui la pensiamo proprio allo stesso modo col professor Boiocchi, forse l'incoming ha un debito organizzativo. Perché tanto vengono, tanto venivano, ma come è stato detto, l'Italia deve investirà molti danari, per cui chi vuole fare turismo, penso che nei prossimi 10 anni troverà situazioni innovative. È chiaro che chi si è mosso per tempo sarà preferito rispetto a chi invece continua a fare cose, diciamo, utili, ma magari un po' più tradizionali. Ecco, quindi innovare, a mio avviso, è la parola chiave. Quindi, se l'innovazione nell'incoming porta nuove competenze, il concierge, il consulente di viaggi, domani sentiremo. Ecco, uno deve essere pronto, ma ciascuno di noi, adesso avete sentito il professor Boiocchi, ha cominciato facendo l'animazione nei villaggi, l'accompagnatore. Cioè, io stesso, se vi racconto quello che ho fatto nella mia vita, ho fatto 20 lavori diversi, pur mantenendo alcuni paletti che non sono mai cambiati. Cioè, non esiste più un lavoro, diciamo, standard. Bisogna essere molto flessibili e, siccome non è facile e non tutti sono flessibili,
qualora uno vedesse un gap verso se stesso, si unisca in rete con altri, si associ, si mette insieme, ecco, trovi collaborazioni. E quello, Maurizio, se me lo concedi, che intende lo sviluppo della cosiddetta catena del valore, che è molto importante nell'ambito del nostro settore, cioè una serie di professionalità che si concatenano in un elemento di filiera turistica e quindi è normale, voglio dire, che possano trovare poi un domani successo. Torno a ripetere, c'è una fase magari che stiamo vivendo negativa, concedetemelo, drammatica, però questa fase negativa ha evidenziato l'importanza del turismo, come non mai, nella negatività, torno a ripetere, ma sono convinto che terminato questo periodo, quando sapremo porre rimedio, speriamo al più presto in vari modi, potremo tornare a viaggiare, a movimentare e sono convinto che il turismo italiano avrà un'importanza più fondamentale. Finalmente si sono accorti tutti che vale il 13% del prodotto interno lordo nazionale. Quindi da questo punto di vista, scusate, è un discorso economico un po' cinico, ma va detto questo, Maurizio, perdonami. Perfetto, benissimo. Allora grazie Maurizio per questa tua ultima, diciamo, conferma dell'importanza. Quindi se ci stanno ascoltando dei giovani abbiano coraggio perché diciamo, passerà nottata, come si dice a Napoli, c'è sempre il sole sopra le nuvole, anche se ci sono anche le nuvole nella vita, in un modo o nell'altro ci saranno sempre delle nuvole, ma noi dobbiamo, come dire, avere la resilienza di non mollare e puntare sempre comunque appunto a valori, competenze, aggregazione, rete e un po' di coraggio. Per cui auguri a tutti, grazie ancora al professor Boiocchi, Grazie a voi, buona con cui continuazione. ci